Adesso ripassiamo insieme questi elementi. Iniziamo dalle spaccate. Facciamo prima un affondo, così teniamo qualche secondo. 1, 2, 3, 4, 5. Stendo. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso facciamo la sinistra, così, e tengo. 1, 2, 3, 4 e 5. Stendo. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso ci rialziamo e facciamo la verticale. Per chi non la sa ancora fare senza il muro, può farla dal muro. Così mi preparo e vado. E poi scendo. Poi quando avete imparato lo fate senza. Adesso lo facciamo senza il muro con tutte e due le gambe. Vado e su e scendo, cambio gamba e su e scendo. Adesso facciamo il ponte. Chi non lo sa ancora fare lo fa da giù. Così lo mettete le gambe un po' divaricate e le mani qui alle orecchie. Poi da qui ci alziamo e poi scendiamo. Poi quando avete imparato a farlo qui, lo fate col muro. Vi mettete qua, con le braccia tese alle orecchie e le gambe divaricate. Andiamo indietro e camminiamo sul muro per scendere. Poi appoggiamo le mani giù e stendo e poi risalgo. Quando avete imparato a far qui, lo facciamo con un rialzo. Da qui vi mettete un po' più distanti, sempre le gambe divaricate, braccia alle orecchie. Da qui andiamo giù, prendiamo il rialzo e poi ci rialziamo portando il bacino avanti e estendere le gambe. Quando avete imparato a far qui, per rialzarci così dal ponte dei piedi, ci mettiamo sulle ginocchia, sempre con le gambe un po' divaricate, le braccia su, da qui andiamo indietro, cerchiamo di toccare il pavimento e poi ci rialziamo portando il bacino avanti. Quando avete imparato a far qui, potete fare il ponte dai piedi, così vado giù, poi stendo e poi mi rialzo. Se avete imparato a fare tutti questi esercizi, possiamo andare avanti. Da qui ci andiamo in ponte, così, poi stacchiamo un po' la destra e un po' la sinistra, per un po' di volte. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci rialziamo. Adesso ci rialziamo un po' la schiena. 1, 2, 3, 4 e 5. Da qui proviamo a camminare, quindi andiamo in ponte. Da qui camminiamo un po' avanti e un po' indietro. Ancora avanti e dietro. Rilassiamo la schiena. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso proviamo a fare gli slanci. Da qui scendiamo in ponte. Poi prepariamo una gamba avanti e facciamo gli slanci per 3 volte. 1, 2 e 3. Poi risalgo su, srotolo giù e poi risalgo piano. Adesso lo facciamo con l'altra gamba. Vado giù, preparo l'altra e vado 1, 2 e 3. Appoggio, salgo, srotolo giù e ritorno su. Adesso andiamo in ponte,
poi scendiamo sui gomiti, prepariamo una gamba avanti, faccio lo slancio e mi riparto indietro. Lo faccio vedere un'altra volta. Vado in ponte, scendo sui gomiti, preparo una gamba e vado indietro. Lo facciamo con l'altra gamba. Vado in ponte, vado sui gomiti, preparo l'altra e vado indietro. Faccio un'altra volta. Vado giù, ponte, preparo e mi ribalto. Adesso riprendiamo il nostro rialzo, ci mettiamo quasi attaccati, prepariamo le braccia, andiamo in ponte, poi mettiamo tutti e due i piedi sul rialzo, stendiamo una gamba avanti, facciamo lo slancio e ci ribaltiamo indietro. Lo facciamo un'altra volta, così, vado indietro, metto su tutti e due i piedi, preparo la gamba e mi ribalto. Adesso con l'altra gamba, così, vado giù in ponte, metto su tutti e due i piedi, preparo l'altra gamba e mi ribalto. Un'ultima volta. Vado giù, preparo tutte e due le gambe, stendo e mi ribalto. Andiamo avanti. Da qui ci prepariamo per il ponte, andiamo giù. In questo esercizio dobbiamo tenere le braccia forti come in verticale. Stendo una gamba avanti, da qui do uno slancio forte e mi ribalto indietro. Un'altra volta, vado giù ponte, preparo la gamba e vado. Con l'altra gamba, vado giù, preparo l'altra e mi ribalto. L'ultima volta, vado giù, preparo la gamba e mi ribalto. Può capitare un errore che quando voi andate in ponte, stendete la gamba e andate con le spalle avanti, dopo non riuscite a ribaltarvi. Però dovete spingere le spalle indietro, preparare quando fate lo slancio, spingerle indietro e poi riuscite a ribaltarvi. Un'altra volta, ve lo faccio vedere, andate giù. Preparate la gamba, spingete dietro le spalle, ribaltate e ritorno. Adesso facciamo un esercizio di equilibrio, perché per la rovesciata indietro serve molto anche l'equilibrio, perché il ponte si fa su una gamba. Da qui mettiamo le braccia fuori, stendiamo una gamba avanti, l'alziamo, teniamo per qualche secondo, 1, 2, 3, scendo, un'altra volta. Vado, 1, 2, 3, scendo, cambio gamba, stendo, alzo, 1, 2, 3, scendo, ancora una volta, 1, 2, 3 e scendo. Adesso cerchiamo di ricordare tutti i passaggi perché siamo pronti per fare la rovesciata. Quindi da qui stendo una gamba avanti, le braccia su alle orecchie tese, vado indietro, alzo e mi rovescio. Un'altra volta, vado giù e mi rovescio. Con l'altra gamba, preparo e vado. L'ultima volta, vado e mi rovescio. Adesso facciamola un po' più difficile. Prendiamo il nostro rialzo, mettiamo su una gamba, le braccia su, tese, e dobbiamo stare qui in equilibrio. Da qui andiamo indietro e ci rovesciamo. Un'altra volta, vado su e mi rovescio. Con l'altra, su e vado indietro. L'ultima volta,
il mio rovescio. Proviamo a fare la rovesciata senza aiuto, quindi dovete stare molto in equilibrio. Da qui mettiamo le braccia sulle orecchie, alziamo la gamba, andiamo in ponte senza appoggiare la gamba e ci rovesciamo indietro. Un'altra volta, preparo, alzo e mi rovescio. Con l'altra gamba, vado, la preparo, alzo e mi rovescio. Ultima volta, preparo e mi rovescio. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e se volete lasciare un commentino fatelo sulla mia pagina Instagram, mi chiamo Carolina con la K. Ciao!